Oggi siamo qui per il tutorial di questo fiocco nascita a forma di fiorellino. Io l'ho fatto nella versione femminile, voi potete benissimo farlo nella versione maschile cambiando i colori col celeste. E niente, un lavoro molto facile, molto divertente e soprattutto sbrigativo. C'è bisogno semplicemente di una piccolissimo impegno nel fare il punto croce, ma il punto croce è semplicissimo e poi è tutto questione di colla e un pochettino di pazienza nell'incollare tutto. Il fiore è montato nella parte anteriore con questo pezzettino in tela Aida ricamato e personalizzato e nella parte esteriore, diciamo, del tessuto. C'è questo nastro in tulle e poi niente, l'ho abbellito con questa passamaneria sul rosa e questi nastri in raso. Ci ho messo anche uno strass al centro, questo cappietto per appenderlo e abbellito anche con questi fiorellini in plastica. Spero vi piaccia come lavoro e fatemi sapere se voi lo proponete, lo fate, me lo fate sapere. E soprattutto mi auguro di vedere i vostri lavori pubblicati sulla mia pagina Facebook, Creazioni Notturne Bijou. Ci vediamo, ciao, buon divertimento! Per eseguire questo fiocco nascita a forma di fiorellino, avete bisogno di questo materiale. Allora, un quadrato di tela Aida della misura 20x20 cm. Del cartone rigido, i cartoni diciamo che si trovano anche nei supermercati, un quadrato di tessuto sempre della forma di 20 centimetri, 20x20, del nastro di tulle altezza 2,5 più o meno un 70 centimetri, sempre di tulle però di altezza 0,5 10 cm, sempre di 0,5 questo nastro di raso, questi ne servono un 20 cm, degli strass ne servirà solo uno per metterlo al centro e questi fiorellini in plastica o comunque qualsiasi cosa voi volete mettere, anche delle perline o dei bottoncini. Ne serviranno solo 3 e infine della passamaneria di questa forma. Questa è una dimensione più o meno di 1 cm, ma va benissimo anche più piccola. Se ne andrà, servirà circa un 60 cm. E dovete utilizzare questa passamaneria perché risulta molto morbida e maneggevole, diciamo. Quando viene attaccata, segue molto bene le forme, le curve. Per cui, insomma, non prendete niente, qualcosa di rigido, prendete questa perché è veramente molto morbida e si adatta bene. Passiamo subito alla creazione. Stavo dimenticando la cosa principale che è la colla per tessuti. Questa è la Block, io mi trovo bene. Però credo che si possa utilizzare anche la U. Nulla, questa è una colla che si asciuga non immediatamente, ha qualche istante di posa e poi asciuga. Una volta terminato tutto il lavoro alla fine, lasciate asciugare bene in modo tale che tutti i componenti rimangano attaccati. Allora, ci vediamo dopo. Oltre alla colla per tessuti, stavo dimenticando l'imbottitura. Questa è l'imbottitura classica che viene utilizzata, diciamo, nel cucito, però se non riuscite a trovare questa imbottitura, potete tranquillamente usare dell'ovatta. Mettete della colla al centro e appiccicate, appunto dei batuffoli di cotone, soprattutto nella zona centrale. Da escludere totalmente il bordo, in quanto dopo dovete attaccare il tessuto di tela Aida, l'inserto di tela Aida, e se si trova, diciamo, sul bordo, non riuscite.
Nel box informazioni troverete il link di questo cartamodello da stampare su foglio A4. Questo cartamodello, con indicato appunto l'alto, lo dovete ritagliare sia in tela IDA che in cartone, esattamente di questa misura. Per quanto riguarda il tessuto a forma, diciamo, questo tessuto fantasia, lo dovete ritagliare un centimetro più largo. Più largo. Invece, per quanto riguarda l'imbottitura, dovete ritagliarlo togliendogli 1,5 cm, 2 tutto per il bordo. Il fiorellino ritagliato in tela IDA, dovete personalizzarlo voi con dei disegni vostri, oppure potete trovare sul web o su YouTube delle indicazioni appunto sul punto croce. Io non sto qui a indicarveli perché ce ne sono tantissimi, potete fare una ricerca voi. Vi assicuro che il punto croce è veramente veramente semplice, però se proprio non volete ricamare, potete tranquillamente sostituire il pezzettino e fiorellino di tela IDA con un pezzettino di tessuto colorato, magari stampato. Allora, questo è il modello, diciamo, del fiorellino su tela IDA, ritagliato su tela IDA. Ricordatevi, prima di attaccare tutti i pezzi, di stirare questo pezzettino di tela IDA in modo tale da non far notare le piegoline. E questo è il fiorellino di cartone rigido. La cosa che dobbiamo fare adesso è utilizzare un tessuto, prendere un tessuto. Io ho utilizzato questo con i fiorellini, con i cuoricini, mettere il rovescio del tessuto verso di voi e ritagliare, poggiare il cartoncino sopra al tessuto. Io l'ho già fatto, l'ho ritagliato prima e ho lasciato, come vedete, un bordino tutto intorno di circa un centimetro. Questo cartoncino adesso lo andrete a incollare su questo fiorellino, mettendo un po' sul perimetro dalla parte del rovescio. Così attacchiamo, diciamo, il cartoncino al tessuto e poi vi faccio vedere come mettere la colla e attaccare questo tessuto alla parte del dritto del cartoncino. Allora, vedete, io ho messo la colla tutta intorno al cartoncino, tutto intorno al perimetro. Adesso andremo a piegare il tessuto verso l'interno. Quando noteremo che il tessuto non riesce a seguire la forma, andremo ad effettuare degli intacchetti. Guardate qui, la colla, questo tipo di colla asciuga dopo qualche istante, per cui dovete avere un po' di pazienza. Allora, piegate tutto intorno. Quando ce n'è di più, farete questo tipo di sovrapposizione. Allora, ho effettuato i miei intacchi, diciamo, sugli angoli, come potete vedere, e continuo ad attaccare il tessuto per tutto il perimetro, sovrapponendo dove ce n'è di più. Non importa la precisione, in quanto tutta questa zona, tutto il perimetro verrà coperto con il fiorellino in tela IDA e ci sarà anche dell'imbottitura che andrà a nascondere tutto il lavoro. Ci vediamo, io continuo e ci vediamo alla fine di questo procedimento. Questo è il lavoro, come risulta il lavoro alla fine, diciamo, dell'incollaggio di tutto il perimetro. Adesso sulla parte superiore del fiorellino andremo a mettere un po' di colla in maniera, diciamo, verso il centro e andremo ad attaccare il nostro nastro di tulle di lunghezza più o meno di 10 cm. In questo modo, vedete? Facendo tipo questo cappietto. Ora andremo a inserire il tulle, il nastrino di tulle più largo, mettendolo, diciamo, in questa lunghezza. Adesso metterò la colla e vi farò vedere come verrà applicato. Ho messo allora la colla dal centro
verso il centro del fondo, più o meno a 1,5 cm dal centro, e gli ho incollato questo nastrino di tulle, lasciando la parte inferiore più o meno di un 20 cm, 25 cm. Ora andremo a mettere la colla all'interno del fiorellino e andremo ad attaccare l'imbottitura che verrà tagliata circa a 1 cm, 2 cm in meno rispetto al cartamodello del fiorellino. Vedete, vi faccio vedere il fiorellino com'è, originale, diciamo, e l'imbottitura o comunque un po' di ovatta è praticamente più piccola. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Sì, è molto, non è precisa assolutamente. Si andrà a sistemare dopo. È molto più piccola perché deve andare a imbottire solo la parte centrale. Come risulterà il lavoro completo di imbottitura. Adesso andiamo a mettere la colla tutto intorno al bordo del fiorellino. Tutto intorno per attaccarci il nostro fiorellino in tela Ida. Allora abbiamo posizionato sopra il nostro fiorellino in tela Ida. Non importa che il bordo del fiorellino, diciamo del tessuto, si veda, in quanto adesso dobbiamo mettere la colla tutto intorno al perimetro per poter posizionare la nostra passamaneria. Ho iniziato dalla parte centrale superiore per poter mettere a punto la passamaneria con la colla, vedete, tutta intorno. Adesso non ci resta che mettere un po' di colla qui in questo punto. Per poter coprire, diciamo, l'inizio della passamaneria, allora abbiamo messo la colla in questo punto. Adesso prendete il nostro diciamo, raso sottile di altezza 0,5, piegatelo a metà e posizionate la metà esattamente dove c'è la colla. In questo modo. Ora, sempre al centro, andremo a mettere un altro goccio di colla. Piegate i lembi del nastrino in modo tale da formare un fiocchetto verso il centro. Questo è il fiocchettino come risulterà finito. Una volta posizionato la colla e piegato i lembi verso il centro, lasciando circa un 2,5 cm. Se vedete che i lembi sono troppo lunghi, li tagliate in questo modo, diciamo a punta. E al centro andrete a posizionare uno strass. Questo è il lavoro finito con lo strass centrale. Adesso, se volete abbellire il vostro fiorellino, potete mettere un po' di colla e attaccare dei fiorellini. Una volta che avete incollato i vostri fiorellini in plastica e avete sistemato le punte del vostro nastrino in fondo questo di tulle, avete completato il vostro lavoro. Io mi auguro che questo tutorial sia stato chiaro. Io comunque rimango a disposizione per qualsiasi informazione, se non sono stata chiara o comunque avete qualche altra richiesta da farmi, scrivetemi nel box, diciamo dei commenti e niente, speriamo appunto che vi piaccia. Tanti auguri se fate questo fiocchettino, questo fiorellino nascita per il vostro bimbo. Cliccate mi piace se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, se fate questo lavoro, voglio vederlo. Mandatemi appunto le vostre foto sulla mia pagina Facebook Creazioni Notturne Bijou. Ciao!